dove c'era il silenzio. Ciao Lamberto. Scandiamo la giornata di Loredana Bertè qui a Monza. Adesso comincia alle 9:30. Da quanto tempo non adoperi più la carrozzina? Sarà, 15 giorni. Siamo stati un giorno intero vicino alla Rockstar, che in esclusiva ci ha mostrato il suo luogo di riabilitazione, ci ha indicato le sue abitudini durante questo periodo di convalescenza, in seguito alla caduta che il 9 aprile le ha causato la rottura del femore. Chi ti ha coccolato? Beh, mi ha coccolato mio fratello nell'arte e nella vita, Renato. Anzi, saluto e faccio le mie congratulazioni perché ha vinto 3 Grammy Award della musica. E poi vorrei ringraziare Mario Pavezzi, che anche lui mimosa, Marco e Mauro. Avete brindato troppo presto, cari colleghe, troppo. Adesso Loredana is back, capito? Ecco, Loredana sta camminando per la prima volta in esclusiva, abbiamo questa opportunità, non è che cadi un'altra volta, no? Oh, ma è tameno, eh? Hai sentito un po' di solitudine in alcuni momenti, no? Mi è persa quando mi sono fatta male veramente, io non mi sono mai rotta manco un dito del mignolo e quindi ero molto molto preoccupata. Non piangevo da 20 anni, non lo so io. Pascal, il medico suo ex batterista, e Fusi, i medici che hanno curato Loredana ed hanno assistito passo dopo passo ad ogni sua evoluzione. Sei contento di me? Sì, sì, sicuramente. Non ti aspettavi che rispettassi tutti i tuoi orari, quello? Io ho detto, io ti ho promesso, faccio tutto quello che mi dici. Assolutamente, abbiamo mantenuto i tempi, anzi li abbiamo anticipati. Loredana, tutti i giorni tu fai questo tragitto che stiamo facendo oggi. Veramente vestita con la tuta da ginnastica, bermuda, sempre bermuda da ginnastica, in modo che quando si arrotola per fare vari esercizi non succede nulla. E oggi sono vestita da sera. E la luna busso, alle porte. La Bertè è sola. Ma uno dei suoi amori storici, il musicista Mario Lavezzi, la va a trovare spesso insieme all'attuale moglie Mimosa. E così i due ci raccontano dei retroscena inediti della loro love story. Ha avuto il coraggio di avere 3 fidanzate quando era fidanzato con me? Cioè, Madonna, Mario, è passato tanto tempo. Ma questa cosa non mi è andata mai giù. Perché lei tradiva me pure. Non è vero, non è vero, l'ho fatto una volta sola. Sono andata a Agadir, chanson d'amore. Eravamo ragazzi. Mi manca il palco e vorrei tanto tornarci con Lavezzi. Quindi giù i bicchieri e tra un po' vi faccio vedere. Cominciate a spolverarmi i microfoni, va!